71 milioni in 3 anni per il contrasto alla povertà e quindi attraverso una capillare distribuzione che avverrà nell'ambito delle zone distretto, le 28 zone distretto della Toscana, sui 273 comuni, alcune seguite attraverso la Società della Salute, altre invece direttamente dai comuni, noi avremo la possibilità di offrire quel sostegno a coloro che poveri ormai identificano la categoria della povertà non solo con la mancanza del lavoro, ma anche in condizioni che, stante i salari così bassi, spesso non consentono a una famiglia di arrivare alla fine del mese, proprio perché sappiamo quanto poi sta lievitando il concetto dell'aumento dei prezzi, dell'inflazione. E quindi il concetto di povertà purtroppo diventa sempre più largo, diffuso. Ecco che 71 milioni in 3 anni possono essere molto per offrire un supporto da parte della Regione Toscana. Io ringrazio la mia assessora Serena Spinelli perché sta facendo un grande lavoro che porta anche all'equità con cui tutto questo viene distribuito, ma come sostegno a una categoria che pensavamo potesse uscire dai nostri orizzonti, potesse essere eliminata, ma in realtà i poveri sono sempre di più e quindi li sosteniamo con l'aiuto più concreto, le risorse che appunto in 3 anni possono essere diffuse, 70 milioni, 71 milioni in Toscana. Sì, sicuramente alcuni strumenti messi in atto durante la fase di emergenza hanno contenuto quello che poteva essere davvero un'esplosione delle situazioni di povertà maggiore. Tuttavia noi dobbiamo continuare a parlare, a ragionare del dopo pandemia o comunque di questa seconda fase, riuscendo a fare sì che a livello territoriale si riesca a prendere in carico le persone in maniera il più complessiva possibile. Il piano infatti è un piano organico che vede una cabina di regia regionale, come prevede peraltro la legge nazionale, perché noi abbiamo istituito come da norma nazionale una rete per l'inclusione sociale di tipo regionale che vede presente naturalmente il ruolo dei comuni, la regione e le associazioni, anche alcune associazioni di volontariato, di partenariato sociale con cui peraltro abbiamo messo in concertazione il piano, perché prima di portarlo in approvazione il piano è passato dalla concertazione e abbiamo quindi messo in campo una rete regionale e poi naturalmente le azioni a livello degli ambiti territoriali. Perché l'obiettivo è quello di riuscire a dotare i territori di una capacità di presa in carico delle persone che metta insieme più competenze. È impensabile oggi rispondere al tema della povertà solamente con una risposta di natura economica, necessaria naturalmente, il supporto al reddito è fondamentale, ma c'è anche la necessità di avviare tutti quei percorsi che consentano alle persone di avere tutte le opportunità possibili per reinserirsi nel mondo del lavoro, per supportare le persone che vivono con loro, perché naturalmente c'è un tema di povertà legato a nuclei familiari unifamiliari, ma spesso la povertà si abbatte più fortemente laddove ci sono i bambini e i minori. E questo è un tema, e quindi chiaramente le azioni si devono incrociare fra di loro, rispondendo al tema del salario, del reddito, ma anche al tema di come si supporta l'accesso alla formazione, l'accesso alla possibilità dei bambini e delle bambine di esprimere le loro competenze, le loro voglie, le loro passioni. E questo significa che i sistemi territoriali hanno la necessità di lavorare in rete e a 360 gradi. Accompagneremo il processo, oltre che con la rete, con il lavoro territoriale, ma anche con comunità di pratica in cui ci sarà la capacità, la possibilità di scambiarsi buone pratiche. Il piano ha una sua organicità non solo nella distribuzione delle risorse, ma anche nelle azioni di monitoraggio e di azioni che avvengono a livello territoriale. E naturalmente anche un rapporto di competenze diverse, perché chiaramente poi l'avviamento al lavoro prevede l'incrocio con le politiche per la formazione e per il lavoro, come pure con le politiche educative. Quindi diciamo la nostra ambizione è di non frammentare le risposte alle persone. E mi preme sottolineare che il piano povertà, insieme agli altri, deve incrociarsi necessariamente con le altre risorse che metteremo in campo, sia quelle legate alla missione 5 del PNRR, perché una parte del piano è rivolta alle gravissime marginalità, come pure una parte della missione 5 attraverso l'housing first, le stazioni di posta, si incrocia con l'obiettivo di avere dei punti unici d'accesso ai servizi sociali che diventeranno progressivamente un livello essenziale delle prestazioni sociali. Cioè l'obiettivo è provare a ragionare in maniera a rete, in maniera tale che le persone progressivamente possano sentirsi davvero prese in carico e soprattutto avere tutta la dignità
di essere cittadini e cittadine delle comunità in cui vivono, indipendentemente dalle loro condizioni di fragilità. Diciamo il piano povertà che noi ci siamo proposti, mettendo più risorse e mettendo una volontà che è quella di dare proprio il senso compiuto, che in una logica è una regione di 3 milioni e 668 mila abitanti, però 71 milioni sono roba, per cui sì. Sì, dunque le risorse del fondo sono 23 e nel 2023 18 milioni. A più capoluogo poi si aggiunge Versilia e l'Empolese Valdarno. In coordinamento e in associazione di diversi fondi, nei diversi ambiti di intervento, perché sappiamo che quando rispondiamo al tema povertà non possiamo solo rispondere che costruisca opportunità e possibilità per le persone. Quando andrà in discussione la legge sull'autosufficienza, alcuni elementi di sistema diventano elementi essenziali delle prestazioni in ambiti territoriali, diceva anche precedentemente il Presidente, perché questa è un po' la modalità che ritroverete costantemente, c'è sempre più attenzione. Servizi di mediazione culturale e servizio di pronto intervento sociale. Chiaramente alcune di queste voci le ritrovate anche in alcune missioni del PNRR, piani a nostra disposizione, perché ritrovate alcune voci, alcuni elementi che sono già presenti e che nel piano sociale. Pensavamo con la pandemia. Nel 2020 le famiglie povere sono state 54.000, l'elemento di sostenibilità che ha visto crescere dello 0,1, ma in misura chiaramente più limitata, storie e con le altre misure alleggerire. Certo, vale la pena di dire che